Mamma, ormai è da 2 giorni che continua a piovere. Quando smetterà? Vieni qui. Pioveva anche quella notte fredda in cui un cavaliere, tanto tempo fa, passando in un borgo come il nostro, vide per terra un vecchio mendicante. Era malato, aveva freddo. Il ricco signore allora si fermò e pensò che non poteva lasciarlo lì a morire di freddo. Prese la spada e tagliò a metà il suo mantello per donarlo al povero. E poi che cosa è successo? Poi quel signore se ne andò, contento di aver fatto la carità, mentre fuori la pioggia continuava a cadere più forte che mai. Ma ecco che, fatti pochi passi, il cielo si schiarì. Smise di piovere e tornò sereno. Quindi tra un po' smetterà di piovere? Sì, smetterà di piovere, perché siamo vicini a quel giorno in cui il cavaliere tagliò il suo mantello. E anche il cielo vuole ricordare quest'atto di carità così gradito a Dio. Chiusa. Mamma dice che qui domani ci sarà una festa. Chissà cosa ci sarà dentro. Non so, è da pochi giorni che ci siamo trasferite qui e nemmeno io ci sono mai entrata. Andiamo a vedere. No, Angelica, noi...
Sofia, vieni, vieni qui. Fame, vi prego, aiutatemi. Un pezzo di pane. Sofia. Sofia, ma fame. Grazie, siete state gentili. Ho apprezzato molto il vostro gesto e per questo vi voglio sdebitare. Questo, bambine, sarà il nostro segreto. Essere qui. Come siete entrati? La chiesa era chiusa. Dai, fuori! Fuori di qui, su. Ma padre, la porta era aperta. Era aperta, dici? Sì, e dietro l'altare. Ci vorrebbe un miracolo per aprire una porta chiusa. Ma forse, forse qualcosa di magico può succedere nella vigilia della festa di San Martino, in un posto come questo. E voi? Voi siete due sante bambine.
is almost gone. The birds have sung their last. The bells call out to mass. Sit here by my side, for the night is very long. There's something I must hear. My books were all to me. I scribe the words of God and much of history. Many years was I witched out upon the sea. The waves would wash my